ricordale la cena alla trattoria del pesce intero. Ah, oh, Trevor, volentieri. No, io dicevo a Norman per la festa della mamma. Grazie, ma io ceno ogni sera con mia mamma. Ecco la cena, mamma. Che buon odorino, Bronwyn. Questa volta non è merito mio, Helen. Oggi non ho mosso un dito. Sì, stasera dovrai accontentarti della mia abilità e dei miei nuovi due assistenti. Ciao, Dilys. Dov'è Norman? Oh, ecco. Oggi lui ha preferito andare sullo skate, ma guardate un po' che cosa mi ha regalato. Che cos'è quello? Io direi che è un semplice tappo di plastica inchiodato su un pezzo di legno. James, non essere scortese, per favore. Questo è un portacandela. Non ti dispiacerà se lo uso, vero? No, di certo, Dilys. Al contrario, ma figurati. La festa della mamma è un vero strazio. Tutti i miei amici sono con le loro mamme e andare sullo skate da soli non è affatto divertente. Grazie per l'invito, Trevor. È un'idea stupenda, mangiare lume di... Ops! Scusate! Attenta, Dilys! No! Oh, fuoco! Per favore, ora cercate di restare calmi e uscite tutti al più presto dal locale. Forza! Incendio alla trattoria del pesce intero? Un incendio alla trattoria del pesce intero, fate in fretta! Stavolta non è un falso allarme, Sam! Ha chiamato Charlie in persona! Chissà dove sarà l'incendio. Penny ed Elvis, voi due prendete l'idrante. Io controllo che non sia rimasto nessuno dentro. D'accordo, Sam! Mamma! Mamma! Norman, stai indietro! Sì, ma la mia mamma è lì dentro! No, tranquillo, lei è laggiù, Norman. Norman! Incendio al supermercato di Dilys! Sam! Ha chiamato la signora Price! E c'è anche un uomo in mare nella baia? Aspetta, Sam! Che succede? C'è un altro allarme! Sembra che ci sia un uomo in mare nella baia! Ci mandi Penny con la lancia! Sì, buona idea, Sam. Penny? Vado subito, signore. È un incendio di natura elettrica, quindi dobbiamo prima di tutto togliere la tensione da quella parte. Vado subito! Tranquilla, l'incendio è stato spento ed è tutto sotto controllo. C'erano troppe spine su una sola presa, ecco dov'era il problema. Elvis ha ragione, Dilys. Devi sapere che è molto pericoloso sovraccaricare le prese. Bisognerebbe sempre evitare. Io ho provato a dirtelo che c'erano troppe luci, ma tu hai continuato ad insistere e insistere ancora. Scusa, mamma. Guardate chi stava nuotando nella baia! L'uomo in mare era proprio Babbo Natale! Oh, evviva! Avrò anche perso tutte le decorazioni, ma almeno ho ritrovato il mio stupendo Babbo Natale! Adesso me lo riprendo perché voglio metterlo sul tetto! Sul tetto?
Ma scusa, quei pupazzi non andrebbero messi in giardino. Che cosa ti avevo detto, Norman Price? Ma dai, mamma! Norman Price? Io credo sarebbe il caso che Babbo Natale ci aiutasse a ringraziare questi vigili per quello che hanno fatto per noi. Sorridi, Norman. Sei stato gentile a regalare il tuo gonfiabile per la caserma. E per ringraziarti ho preparato queste tortine natalizie per te. Sì, Norman. Sei stato molto gentile e così tutti in città potranno vedere Babbo Natale. Sì, ecco, non vorrei essere egoista. Oh, ehi, Norman. Lasciane qualcuna per gli altri. In effetti, questo è il posto ideale per il tuo Babbo Natale. E poi qui non potrà sicuramente causare altri incidenti. Una tortina natalizia, signore? No, no! Oh! Grazie molte, Elvis. Non parli molto, vero? Ehi, questo sembra proprio l'elicottero di Tom. Chissà che cosa è successo. Deve esserci un incendio qui intorno. Sento puzza di bruciato. Bene, signore, ho appiccato l'incendio. L'esercitazione può iniziare. Oh, magnifico! Allora diamo l'allarme. Coraggio, ora diamoci da fare, Elvis. Emergenza alla torre di addestramento. Un incendio ha intrappolato una persona all'ultimo piano. Stavolta vi serviranno Jupiter e Venus, ragazzi, e buon lavoro! Ora non preoccuparti, Dolly! Ti porteremo in salvo tra un secondo! Diamo un'occhiata alla spiaggia. Aspetti! Oh, no! Guardi la torre d'addestramento! E Norman! Aiuto! Guarda in cima alla torre, Sam! Ma quello è Norman Price! Che cosa ci fa lassù? Aiuto! Elvis, tu tieni sotto controllo le fiamme. Penny, abbassa gli stabilizzatori e alza la scala. Non preoccuparti, Norman! Sam sta venendo a prenderti! Oh! Oh! Che cosa vi avevo detto? Lo sapevo che Norman era in pericolo! Sentiamo un po'. Vincere una scommessa è diventato forse più importante della tua stessa sicurezza? Ovviamente no, Capitano Steel. Avremmo dovuto pensarci prima di nasconderci. Oh, ma adesso sono io il campione assoluto di nascondino di Ponti Pandi. Ascoltami bene. Io ti consiglio di andarti a nascondere a casa per un po'. Sì, e festeggerai mangiando i bastoncini che avresti dovuto mangiare 2 ore fa. D'accordo, mamma. Svelti, uscite tutti dalla porta posteriore. Così, bravi, e mantenete la calma, mi raccomando. Certo che questa è stata proprio una strada panoramica. State tutti bene? Io credo di sì. Magnifico, a questo punto non resta che fare marcia indietro e tornare sulla strada. Signor Evans, guardi! Dobbiamo chiamare subito Sammy il pompiere! Magari. Purtroppo il cellulare è rimasto sull'autobus. Adesso lasciate fare a me. Mike ha dimenticato il suo nella cassetta degli attrezzi. Oh, l'autobus di Trevor sta per precipitare dalla scogliera, ma è un vero disastro! Alla scogliera! L'autobus di Trevor sta per precipitare! Non c'è tempo da perdere, Sam!
Qui i vigili del fuoco di Pontypandy a soccorso alpino. Abbiamo bisogno di te, Tom. In effetti è in una brutta posizione, ma per fortuna quel costone sembra abbastanza stabile. Ricevuto, stiamo arrivando. Ancora qualcuno a bordo? No, Sam, siamo tutti qui. È soltanto il mio vecchio autobus che è nei guai. E anche Norman. Coraggio, ora sbrighiamoci. Elvis, il cavo d'acciaio. Allontanatevi voi. Io inizio a tirare. Sam, fa presto. La roccia inizia a cedere. Ricevuto, Tom. Grazie, Sam. Grazie. Grazie. Urrà! Mi dispiace di essere scappato, mamma, ma adesso mi sento davvero molto meglio. Grazie per aver dato l'allarme, ma in ogni caso non avresti mai dovuto lasciare libera Wally. E adesso che cosa gli succederà, Sam? Sai, ho la sensazione di aver dimenticato qualcosa. Ciao, Sam! Elvis! Ehi, ciao, Sam! Io sto cercando di ricordargli come si rotola. Ricordargli? Io non sapevo neppure che riuscisse a farlo. Ma scherzi, guarda! Rotolati, radar! E bravo, bello! Oh, è il giorno ideale per una passeggiata. Ecco che cosa avevo dimenticato, di controllare le previsioni meteo. Quelle posso dartele anche io. Sole e bel tempo. Guarda il cielo. A volte in montagna il tempo cambia molto rapidamente. Per questo controllo sempre le previsioni prima di uscire. Se siamo dove credo che siamo, da quella cresta dovremmo godere di una vista stupenda. Dai, forza, andiamo a vedere. Oh! Penny, che ti è successo? Sono scivolata e mi si è slogata una caviglia. Oh. Non credo sia qualcosa di serio, per fortuna. Ma ora devo bloccartela. Fa comodo avere dietro un'infermiera, hai visto? È sempre meglio essere preparati. Bene. E adesso? Vediamo un po' se riesci ad alzarti. Oh. Credo che dovrai portarmi sulle spalle. Oh. Stavo solo scherzando, Ellen. Ce la faccio. Mi scusi, ma come mai a lei obbedisce e a me no, signore? Perché è molto intelligente e sa che qui dentro comando io. Adesso guarda, rotola. Ha visto che oggi è prevista nebbia in montagna, signore? Spero che Penny e Ellen lo tengano presente. Non posso credere che ci siamo persi. E poi, oltre alla mia caviglia, ci mancava anche la nebbia. Sarà meglio chiedere subito aiuto. Il mio telefono qui non ha campo. E neanche il mio. Per scherzo ho chiesto a Mike di mandare i soccorsi se non fossi tornata per cena. Ora speriamo soltanto che gli venga in mente. Oh, aiuto. E andiamo.
Che male! Io inizio a chiedermi se sa davvero dove sta andando. Potrebbe avere solo fame. Beh, io di sicuro. Forse papà aveva ragione. Radar non è proprio un cane da salvataggio. Coraggio, ora riportiamolo in caserma. Si può sapere che ti prende? Aspetta, Mandy! Io sento qualcosa. Non essere sciocco. Quello è il furgone di mio padre. Aiuto! Papà! Papà, ma cosa è successo? Stai bene? Io chiamo Sam il pompiere. Mike Flood ha avuto un incidente. Sembra sia rimasto intrappolato nella trattoria del pesce intero. Incidente alla trattoria del pesce intero! C'è una persona intrappolata! Chiamiamo l'infermiera Flood. Potremmo avere bisogno di lei. D'accordo, Sam. No. Tranquillo, Mike. Ti tireremo subito fuori da lì. Meno male. Sta attento, Sam. Non devi muoverlo. Devi prima immobilizzarlo. Potrebbe avere delle lesioni alla schiena. Sam, ho portato questa per tirarlo su da lì. No, Elvis. Non possiamo usare la sedia. Purtroppo non ci sono più le scale. Ah, ecco fatto, Dilys. E ha smesso di piovere. Le cose si mettono per il meglio. Urrà! A questo punto possiamo di nuovo fare la festa e cantare la canzone in giardino. Allora, non è rotto, ne sei sicura? Ma certo, è soltanto un graffio. Oh, per fortuna è tornata la luce. Non mi andava l'idea di lasciare Mike al buio in casa. Sono perfettamente d'accordo. Vedi, non è certamente da tutti saper mantenere la calma al buio. Allora, ci siamo. Tranquillo. Le salsicce sono quasi pronte. Oh, ed è tornata anche Helen. Ciao, mamma! Oh, ma è stupendo! Sono tornata appena in tempo. E non ho dovuto fare niente. L'idea era quella, giusto? Oh, i tovaglioli. Li prendo io? No, oggi io voglio che tu non faccia proprio niente, te l'ho già detto. Oh! Aiuto! Al fuoco! Aiuto! Helen, fai qualcosa! Chiama Sam il pompiere! Oh, sembra che sia scoppiato un incendio a casa dei Flood. Oh no, sarà probabilmente collegato al blackout. Sono tornato? Non per molto, Sam, andiamo. Allora, c'è qualcuno rimasto all'interno? Nessuno, siamo tutti qui. D'accordo. Penny, gli autorespiratori, presto. D'accordo, Sam. Stacca l'interruttore generale. Staccato.
Quando va via la luce, dovete sempre essere sicuri che l'alimentazione delle piastre elettriche della cucina sia staccata, avete capito? Oh, è stata colpa mia. Mi raccomando, non lasciate mai nulla sulle piastre, per esempio i tovaglioli. Già, come ho fatto io. Leone! Leone! Dove ti sei cacciato? Tutto inutile, qui non c'è. Mi avevi detto che non si sarebbe perso e che sarebbe tornato a casa. Ma non è vero. Non avrei mai dovuto lasciarlo da solo. Oh, Sara, non dobbiamo arrenderci. Leone è scappato altre volte, ma è sempre ritornato. Coraggio, adesso andiamocene a casa. Sta tranquilla, piccola. Magari è già lì che ci sta aspettando. Guarda! Io vorrei tanto che Leone tornasse. Ti prego. Leone! Mamma! Mamma! Ha funzionato! Ha funzionato! Leone è nel pozzo! Leone! Presto, mamma! Chiamo subito Sammy il pompiere! Oh, Leone nel vecchio pozzo! Sembra che Leone sia caduto nel vecchio pozzo! Avverta il soccorso alpino, signore. Dica a Tom di raggiungerci sul posto. Sono felice di vedere che il soccorso alpino si mobilita anche per un gatto. Ma certo, Bronwyn. Pensavo che lo sapessi che noi non ci occupiamo soltanto delle persone. Eccoli là, Penny. Ciao, Tom. Adesso avremo bisogno del tuo verricello. Non c'è problema. Bene, Tom. Ci siamo! D'accordo, Sam! Ecco fatto! Ormai ho quasi finito e non ho neanche una goccia di colla sulle dita! Oh! Oh! Oh no! Ehi, mamma! Da dove viene? Oh, quella è la stanza di Norman. Sarà meglio che chieda aiuto. Oh, un incendio sopra il supermercato di Dillis? Oh. Attenzione! Un incendio sopra il supermercato Cat Price! Voglio una mobilitazione generale! Aiutarmi di nuovo, adesso si sente uno strano rumore di sirene. Presto, ora dovresti lasciare l'edificio nel caso l'incendio si diffondesse. L'incendio? Quale incendio? Norman,
Allontanati da qui, alla svelta! Non posso, Sam! Sono rimasto incollato alla porta! Ho capito! Allora vediamo! Penny! Va a prendere un cacciavite, dobbiamo smontare il pomello! Vado subito, Sam! Ma queste viti sono arrugginite, non vengono via! Allora stacca tutta la porta! Norman Price, rimetti a posto quella porta! Scusa, mamma, ma non posso! Ci sono rimasto incollato! Non preoccuparti, ci penso io. Mi servirà soltanto un po' di acetone per lo smalto. Io non posso credere che tu sia rimasto incollato al pomello. Comunque c'era un avvertimento sulla colla, ma tu, come al solito, non segui le istruzioni. No! Sto arrivando, Sara! Tieni duro! Papà! Non riesco a muovermi! Aiuto! Non si preoccupi, c'è Norman Man qui! Norman! Smettila di sognare, tu non sei un vero supereroe! Io corro a chiamare Sammy il pompiere! Aiuto! Oh, un incidente sulla spiaggia! C'è stato un incidente sulla spiaggia! Ci vorrà la guardia costiera! Prendi la lancia con Penny! Non preoccuparti, papà! Aiuto! Eccolo! È arrivato! Urrà! Urrà per Sam! Che cosa è successo, Charlie? Ciao, Sam. Ecco, niente di serio. Ho solo urtato uno scoglio e sono caduto in acqua. Sono rimasto impigliato in una nassa, ma posso farcela! Oh, no! Adesso mi tuffo a dare un'occhiata! Certo dovevi andare veloce quando hai urtato contro lo scoglio. Non lo so, io volevo solo fare l'eroe. Lo vedi? Il tuo eroe è in TV. Io mi sento così in imbarazzo. Mai quanto me, quando oggi ho scoperto di non avere più la tenda del bagno. Aspetti, adesso viene la parte migliore, guardate. Saluti da Norman Man, sono un eroe anch'io. Norman! E con questo Sam ha fatto 3 salvataggi in un solo giorno. Ma quella è la mia tenda del bagno, Norman! Norman! Cosa? Ehi, Shaw! Shaw, pela via! Charlie, io stavo provando a fare amicizia con quella volpina. Ah, già, avrei dovuto immaginarlo. Cosa stai combinando, Norman? No, non sono io! Oh! È un lupo! Mamma! Non farti prendere dal panico! Ora chiamo Sammy il pompiere! Norman, prendimi il telefono! Non posso, mamma! Io non voglio essere mangiato! Oh, no! Allora usa il rilevatore di fumo. Non sarà un incendio, ma è sempre un'emergenza. Rompi il vetro! Ma come, mamma? Guarda quanto siamo lontani! Hai ragione! Prova a tirargli qualche cosa! Se avessi qui il mio pallone, potrei anche farcela! Eccolo là! È dietro il bancone! D'accordo!
d'accordo. Adesso farò del mio meglio, ma purtroppo ho solo un tentativo. È di nuovo il supermercato di Dillis. Ma non è possibile. Si tratta sicuramente di un altro falso allarme, Sam. Adesso Norman Price sta davvero esagerando. Oh no! Sam il pompiere stavolta non verrà! Penserà che voglia prenderlo in giro e finirò mangiato dal lupo proprio come il bambino di quella storia! E anche io! Mi dispiace tanto, mamma! È soltanto colpa mia! L'ho fatto scattare io prima e l'ho fatto solo per riavere il mio pallone. Oh, Norman! È Sam! È arrivato Sam! Attento! O cadiamo tutti e Norman due! Norman Price, dovresti vergognarti di... Che cosa ci fate lassù? C'è un lupo qui dentro! Guarda, è dietro il bancone! Sul serio! Non è uno scherzo stavolta! Ma quello non è un lupo, è una volpe. E credo sia anche ferita, oh poverina. Prendi la pinza, Elvis. Oh, Sam, avevo così paura, credevo che non sarebbe più venuto. Noi rispondiamo sempre alle chiamate d'emergenza, anche quando le riteniamo falsi allarmi. Non preoccuparti, io non voglio farti del male. Ecco fatto. Adesso fascerò per bene la ferita e si rimetterà in un paio di giorni. E chi c'è con lui? Eh? Oh no! Qui pronto intervento. Che cosa posso fare per lei? La prego, è un'emergenza. Chiamate subito Sam il pompiere, per favore. Norman Price precipitato sulla scogliera. Questa è una missione per il soccorso alpino. Io prendo l'elicottero, Sam. Ci vediamo lì. Tranquillo! Norman, adesso tu dovrai fare molta attenzione a tutto quello che ti dirò, d'accordo? Va bene! Pronto, Tom? Qui ci servirà una doppia imbracatura. Ricevuto! Tieniti pronto, la sto già calando! Dammi a sentire, Norman. Adesso io ti passerò un'imbracatura. Ora devi farla scivolare sopra la testa, in modo che ti finisca sotto le ascelle. Io ho capito, Sam, ma lei si occupi di radar, per favore, d'accordo? Norman! Adesso devi indossarla come ti ho spiegato, hai capito, Norman? Mi dispiace, io pensavo di sapere quello che facevo, ma non era così. Non importa, sta tranquillo. Tiraci su, Tom! Ecco qua, Norman. Una bella cioccolata bollente per riscaldarti. Siamo stati fortunati che ci fosse anche Radar. Lui è un cane molto intelligente. Ha cercato di impedire a Norman di oltrepassare il cartello. Mi scusi, Sam. Lei ci aveva avvertito, ma... Allora, l'avete vista poi l'aquila reale? No. In realtà io non credo che ce ne siano in questa zona. Guarda, il tuo amichetto, Tom! Sembra di sì! Wow! Io non avevo mai visto un uccello così da vicino! Guarda come muove le ali! Oh, Radar! L'hai mandato via! Radar gli ha appena fatto un favore. Quell'uccellino aveva bisogno di tornare alla natura, non certo di restare qui con noi. Certo che il nostro Radar è veramente un cane molto intelligente. Salve. Salve, Mike. Norman! Che c'è adesso? L'ho fatta la lavatrice. No,
Tu hai solo rotto la lavatrice. Oh, spero sarai contento. E adesso dovrei chiedere gentilmente a Mike se possiamo usare la sua. Cosa? Ma io... Divertiti, Norma. Chissà se Sara e James vorranno fare skateboard. Senti, Norman, neanche a me piace sbrigare le faccende di casa. Ma se vanno fatte, allora tanto vale farle bene, non credi? Oh, no! Chiama subito Sam il pompiere! Un incendio a casa dei Flood! No! Perché l'allarme scatta sempre nei momenti meno opportuni? Incendio a casa dei Flood! Penny, prendi il fuoristrada! Allontanatevi dalla casa. Adesso ci pensiamo noi. Elvis, stacca la corrente. Ok, Sam. Non c'entro niente. È colpa mia. Sono uscito e ho lasciato il ferro collegato alla corrente. Conviene sempre stare molto attenti, qualunque lavoro si faccia. Sì, anche uno spazzolone può essere molto pericoloso. Elvis ha ragione. Caduto in acqua dal molo! Vieni, al porto, Sam! Norman Price è caduto in acqua con un go-kart! Vado subito, signore! Calmo, Norman. Ci siamo noi adesso, non preoccuparti. Cerca di aggrapparti alla mia mano. Bene, stavolta devo ammettere che hai veramente superato te stesso. Hai quasi provocato un incidente stradale e hai perfino rischiato di annegare. Ora tutto questo non sarebbe mai successo se avessi aspettato che Mike ti avesse aiutato a costruire il tuo go-kart. Mi dispiace, Sam. E chiedo scusa a tutti. Non lo farò più, ve lo prometto. Oh. Questa volta non basterà soltanto chiedere scusa, Norman. Adesso dovrai anche cercare di rimediare ai danni. Dopo che avrà finito, potrebbe aiutarmi a costruire un vero go-kart. Oh, ma certo, Norman. Molto volentieri. Passami la chiave. Forte! Non appena avremo... Torniamo al pulmino, subito! No, Dilis! Da questa parte! Da questa parte! Vieni qua! Aiuto! Chiamate Sam il pompiere! Ah! Un incendio sulla montagna di Ponty Pandy?
Incendio sulla montagna di Pontipandi! Sarà meglio avvertire Tom! Pronto, Tom! Stiamo arrivando! Abbiamo saputo dell'incendio scoppiato sulla montagna di Pontipandi. Sei sicuro, Sam? Comunque, d'accordo, vi aspetto qui. Che strano, eppure non vedo fumo. Dov'è l'incendio che hai visto? Eccolo, è laggiù! Ci sono ancora le fiamme arancioni che divampano tra gli alberi. Eh? Oh! Oh, oh, oh cielo! Mamma, ma quello è solo il tramonto! Norman Price, se tu non avessi cercato in ogni modo di spaventare tua madre, tutto questo non sarebbe mai successo. Continua così e io ti porterò subito a casa, è chiaro? Mi dispiace, Trevor. Scusa, mamma. Ti prometto che non cercherò più di spaventarti. Molto bene. Ora sarà meglio che chiami la caserma e gli dica del falso allarme. Oh, che cosa? Un falso allarme? Ehi, sentite, ragazzi! Ehi, ragazza! Falso allarme! Non c'è nessun incendio! Ripeto, non c'è nessun incendio! Era un falso allarme, Elvis. Rientriamo. Ecco l'incendio. Devo immediatamente avvertire Sam. Pronto? Pronto, Sam, sono io. Ho localizzato l'incendio. Fate presto. Sì, Tom, stiamo arrivando. Tu aggiorna immediatamente il capitano Steele. Norman Price, devo forse ripeterti che queste tue storielle non sono divertenti? No, no, non sono storie, è vero! Venite a vedere! Oh, santo cielo! Cosa ho fatto? Non avrei mai dovuto lasciare incustodito quel fuoco! Tom Thomas chiama Sam! Sono appena decollato! Dove siete? Siamo sul posto, Tom! Penny, Elvis, portate gli idranti! Ma tu, Norman, ne hai già prese tante! Noi lavoriamo insieme! Va bene, adesso vado a cercare un altro scoglio prima che quei due li ripuliscano tutti! Ascolta, Elvis, quegli attrezzi sono molto utili nel nostro lavoro, ma non possono essere usati in qualunque emergenza. Ho capito. Dai, Norman, tira! Al mio tre! Uno, due, tre! E adesso? La marea sta cominciando a salire. Dobbiamo trovare il modo di liberarti il piede il prima possibile. Avanti, tira, Norman! Tira! Io sto tirando! Ma non viene via! Ma non possiamo lasciarti qui. Che cosa possiamo fare adesso? Chiamare Sammy il pompiere! Oh, qualcuno è rimasto incastrato tra gli scogli? In spiaggia, Sam! Qualcuno è rimasto incastrato e la marea sta salendo! Prendi le pinze idrauliche, Elvis! Non si sa mai! Sì! Cos'è successo, Charlie? È rimasto incastrato e io ho già provato di tutto per liberarlo. No, non proprio tutto! Già, hai ragione. C'è ancora un'ultima cosa da tentare. Puoi cercare di sciogliere i lacci, Norman? Io credo di sì. Evviva! Grazie davvero, Sam il pompiere. Oh, avrei dovuto pensarci io. Ehi, un momento! Ma dov'è finito il mio secchio? Ti ricordi dove l'avevi lasciato? Oh, l'ho perso!
Coraggio, ora andiamo prima che la marea ci trascini via. Aspettate, qui c'è la mia scarpa. Ah, tranquillo, adesso ci penso io. Aspetta, papà! Torna di là, Mandy, e subito! Oh, ma... Fa come ti ho detto, è pericoloso. A casa dei Flood. Oh no, i fuochi d'artificio. Oh. Ops, un'altra volta. C'è un incendio dai Flood. Io credo che sia a causa dei fuochi d'artificio. Elvis, Sam, prendete il Jupiter. Io vi seguirò dalla sala controllo. Ora ci penserò io. Niente. Per fortuna lì dentro non c'è. Ho controllato dappertutto, ne sono sicuro. Oh, per meno fortuna, male. Sam. Che sollievo. Per fortuna. Oggi picchia, ma dove sarà finito? Voglio tornare a casa, papà. Chissà se Leone ci aspetta lì. Dai, ti accompagno io. Ehi, ma non dobbiamo prima vedere il resto dei fuochi? Secondo me ne abbiamo visti anche abbastanza per oggi. Infatti, la prossima volta lasceremo fare ai professionisti. Era tanto che non spegnevamo un incendio così grosso. Hai ragione, io avevo quasi dimenticato come si spengono. Ma che cosa è stato? L'hai sentito anche tu? Che cosa? Avvistata una cassa sulla spiaggia? Di che Dio sospetto? Oh, James Jones è rimasto incastrato sotto la cassa! Alla spiaggia, Sam! E alla svelta c'è una persona incastrata sotto una cassa! Ci dirigiamo subito lì, signore. Potrebbe intanto avvertire Penny di raggiungerci subito via mare? Sì, ci penso io! Addio, giornata tranquilla. Penny chiama Sam il pompiere. Dicevo, Penny. Riesco a vederli, Sam. Sono appena dietro il promontorio. Grazie, Penny. Stiamo arrivando. Sam! Ho tanta paura. Sta tranquillo, James. Adesso ci siamo noi. Sara, voglio che tu torni al ristorante con Mandy. Sara! Scusa se ho detto che non eri divertente. La prossima volta giocherò con te, lo prometto. Tu cosa credi che sia, Sam? Non ne ho la più pallida idea. Comunque facciamo alla svelta. Adesso noi cercheremo di sollevare delicatamente la cassa, d'accordo? Ce la fai, James? Sì, mi sono liberato. Qualunque cosa sia, il rumore sta aumentando. Lo sai che cosa sembrano? Sveglie. Una cassa di... Una cassa di sveglie. Bene, almeno abbiamo scoperto che cosa c'era dentro. Tutto questo non sarebbe mai successo se non avessimo litigato, papà. Scusa, papà. Io avrei dovuto ascoltarti. Dai, vieni qui ora. Non ti preoccupare, James. Certe lezioni purtroppo vanno imparate da soli. Grazie, Sam. Grazie, Elvis. Noi siamo qui per questo, James. Vi
Vedi, Cridlington? Se c'è una cosa che non posso accettare, sono i continui ritardi. Fare il pompiere è un compito di enorme responsabilità. Sì, ho capito. Mi dispiace, Capitano Steele. Però, visto il tuo comportamento di oggi, Sam mi ha proposto che ti sia conferito un premio. Oh! Beh, la ringrazio, signore. Ma che cosa sarà? Sento un ticchettio. Elvis, è una sveglia. Spero ti aiuterà ad alzarti in orario la mattina. Lo spero anch'io. Oh, pensa che io lo stia solo salutando. Devo fargli sapere che ci serve aiuto. Ma che fine avrà fatto il mio cellulare? Rosso è il segnale. Rosso è il... Bravissima! Aiuto! Aiuto! Rosso è il segnale. Rosso è il segnale. Qualcosa non va. Oh, speriamo che Sam abbia capito. Mamma, Tenaglia si è liberato. Non risponde. Ora sarà meglio che chiami il pronto intervento. Oh, no! Bronwyn è nei guai! Chiamo subito il soccorso alpino! Tranquillo, amico. Voglio dire, signore, li troverò. Cosa ci fai qui? Tenaglia! Dove corri? Non posso atterrare qui! Chiederò appoggio! Sam! Ho la sensazione che siate nei guai. Qual è il problema? La mia gamba! Chiamo l'infermiera Flotta. Ma perché oggi non mi risponde nessuno al telefono? Tutto bene? Tenaglia mi ha portata qui. Tenaglia, sei stato bravo, lo sai? Non è niente di serio, ma adesso dovremo portarti in ospedale per fare una lastra. Tom, adesso è il momento di calare la barella. Eccola, Sam! Facciamoci prendere dal panico. Restiamo calmi. Come calmi? Ma come facciamo a restare calmi? Qui c'è un incendio. Allora, adesso prova a ripetere con me. Io devo restare calmo. Io devo restare calmo. Io devo restare calmo. Ma che state facendo qui dentro? Venite tutti fuori e qualcuno chiami Sam il pompiere. È tutto il giorno che corre, Sam. È vero, l'ho visto anch'io. Ora non sta correndo. Elvis. Poverino, sarà stanchissimo. Ma scusate, come avete fatto a credere che avesse corso tutto il giorno? Un incendio alla pescheria. Sembra che ci sia un bambino al piano di sopra. Dove state andando voi due? A salvare un bambino!
Ma a me non sembra un bambino. Infatti quello è l'agnellino di Wally che ho preso per fare uno scherzo. È tutta colpa mia, oh, mi dispiace. Tranquilla, tanto. Sara, ora ci pensiamo noi. Penny, prendi gli autorespiratori. Elvis, tu prepara l'idrante. Ora vado a salvare il bambino. Sapevo che non era un bambino. Anch'io, Mike. Anch'io. Beh, Sara, ma è comunque piccolo e vuole stare con Wally. Oh, forse mi vedrà qualcuno dagli scogli. Io lo sapevo che non c'era nessun dinosauro. Ti sbagli. È che sono molto bravi a nascondersi, tutto qui. Eh? James, guarda! C'è! L'acqua! Siamo in trappola! Sì, li ho visti un paio d'ore fa. Io credo che stessero andando alla spiaggia. Beh, non sono ancora tornati. E la marea sta salendo. Devo chiamare subito Sam il pompiere. James, Sara e Norman scomparsi? Oh, santo cielo! James, Sara e Norman sono scomparsi! Sono stati visti l'ultima volta sulla spiaggia! Avverta il soccorso alpino, signore! Tom li cercherà dall'alto e Penny ed io faremo lo stesso dal mare! Sara su uno scoglio a 500 metri dalle scogliere di North Bay. Grazie, Tom. Ora la vediamo anche noi. Salta su, Sara. Ecco fatto. Dove sono Norman e James? Sono entrati nella grotta e poi non li ho più visti uscire. L'ingresso della grotta è allagato, Sam! Aiuto! 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 James, guarda! Lì c'è qualcosa che si muove nell'acqua! Ah, deve essere un mostro marino! Ma Norman! Non ci sono mai stati! Penny! Salve, ragazzi! Norman! Ritorna qui, è solo Penny! Io lo sapevo! Tranquilli, ormai siete al sicuro. Vi porterò io fuori. Ma che, da qui. Che ne sarà di me? Tornerò subito, Norma. Oh, e questo cos'è? Il capitano Steel! Norman Price! Fermo! Dove credi di scappare? Niente male come modello, però. Norman! Salve, Sam. Allora, come vanno le tue ultime creazioni? Malissimo. A Ponti Pandi gli aeroplanini di carta non piacciono a nessuno. Fulmini fiammeggianti! Il telefono! Presto! Qui pronto intervento, che cosa posso fare per lei? Al fuoco! Al fuoco! Un incendio nella nostra cucina! Sam! Sam! La nostra cucina va a fuoco, presto! Un incendio nella nostra cucina? E com'è possibile? Chiudi subito il rubinetto del gas.
Rubinetto chiuso! Elvis Cridlington! C'era un estintore proprio accanto all'uscita di sicurezza! Mi dispiace, ma non ci ho pensato. È il mio stufato! Oh! Ti era già capitato di bruciare la cena, ma non così. I pompieri dovrebbero spegnere gli incendi, non provocarli, e poi proprio nella giornata della prevenzione. Io non so come sia successo. Questa qui potrebbe essere una spiegazione. Forse quell'aeroplanino potrebbe dirci chi è il responsabile. Ah, oh, sì, è una lettera. E c'è un nome qui. Egregio Capitano Steele. Io... Oh, egregio Capitano Steele. Allora è stato lei. No, non è vero. È stato Norman. Norman Price. Oh, mi dispiace. È stato un incidente. Stavo solo cercando qualcuno a cui piacessero gli aeroplanini quanto a me. Ho capito. Ascoltate, ora io farei due chiacchiere con il ragazzo per dargli una bella rimproverata. Buona idea, signore. Oh, povero Norman. Probabilmente è stato solo un incidente. Spero soltanto che il capitano Steele non sia troppo duro con lui. Non preoccuparti, Elvis. Io ho la netta sensazione che quei due alla fine sicuramente troveranno un accordo. Ma che cosa stai facendo, Norman? Ti avevo detto di no! Fermati! La balena! L'abbiamo colpita! Oh, Norman! Ma perché non mi hai ascoltato? Io volevo soltanto prenderla per vincere la gara. Oh, papà, papà, stiamo imbarcando acqua. Deve esserci una falla. Ah, ci mancava solo questa. Un razzo di segnalazione, Charlie, deve essere nei guai. Sarà meglio che chiami Sammy e il pompiere. Charlie è in difficoltà con la sua barca. Soccorso in mare! La barca di Charlie è in difficoltà. In barca acqua. E sembra che ci siano anche dei bambini a bordo. Basta, devi cercare di calmarti, Norman. La prima regola in mare è evitare il panico. Dai, adesso respira a fondo. Guardate, ecco Sam e Penny! Sam! Penny! Norman, respira a fondo, ho detto. Scusi. Vi sono feriti? No, però la barca ha una falla. Comunque è tutto a posto finché continuo a pompare fuori acqua. Bene. Adesso venite, ragazzi. Sara. James. No, Norman. Tu resta a bordo e aiuta Charlie. Cosa? Ma non... va bene. Allora resto. Grazie, Norman. Bel lavoro, ragazzo. Adesso ti prendiamo a traino. Ma dovremo guidare insieme quel balenottero verso il mare aperto, d'accordo? Sì. Norman e io ce la caveremo, vedrete. L'allarme inizia a suonare. Sam sa sempre cercherai sempre, Sam, tu troverai su forza, chiama sempre.